Dal 2013 è il presidente della Repubblica Popolare Cinese, nonché segretario del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping in questi anni ha saputo crescere al comando della sua nazione, giocando d'astuzia e cambiando le regole in gioco, influendo sulla politica e sui mercati. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Davide Chiantore, Head of Research di Avalon Solitaire. Xi Jinping è un segretario del Partito Comunista che è partito in sordina, quindi inizialmente sembrava una persona molto tranquilla e che non ambisse ad avere un potere assoluto, ma semplicemente traghettasse la Cina in una fase di crescita economica abbastanza costante e solida, diciamo. Col passare degli anni, però, lo scenario è cambiato e nel 2018, con l'emendamento all'impossibilità di avere un doppio mandato che era previsto dalla Costituzione cinese, Xi ha dimostrato di voler dare un colpo di spugna sia al partito ma anche al paese intero e quindi ha di fatto preso il potere con la forza come se fosse una sorta di dittatore, lo possiamo dire. Un dittatore che però passa per un presidente in realtà più cauto, anche grazie al fatto che comunque deve avere il sostegno del partito. Quindi il partito deve confermare la sua autorevolezza, deve confermare la sua posizione. Una parte della strategia di Xi Jinping consiste nell'eliminare i propri avversari. Da essere un presidente inizialmente molto tranquillo, abbiamo scoperto essere un presidente molto forte e soprattutto un segretario capace di epurare tutti i suoi più grandi avversari politici. Questo è stato fondamentale per garantirgli una stabilità sia all'interno del partito sia anche una stabilità a livello locale, di politiche locali, fra i vari governatori presenti in tutta la Cina. Quindi abbiamo visto delle vere e proprie situazioni da film, come ad esempio avversari politici che sono stati incriminati o comunque accusati di reati e abusi sessuali. E poi in realtà si era scoperto che erano tutte delle montature, fra virgolette, proprio atte ad andare a colpire gli avversari politici più temibili. Un contesto instabile, poco incline a una libera economia di mercato. Questo scenario non è favorevole per un'economia di mercato libera o comunque crea delle preoccupazioni, delle tensioni che sono salite negli anni, si sono aggravate con il discorso Trump e dazi, quindi i dazi senza dubbio hanno avuto un impatto sulla situazione della Cina nei confronti dell'Occidente e hanno fatto scoprire, se vogliamo, un po' i rischi che corriamo anche da un punto di vista industriale. Ci hanno fatto capire che avevamo in Occidente perso una sorta di autonomia da un punto di vista produttivo. E le conseguenze sono state di fatto una realizzazione delle volontà del presidente della Repubblica Cinese. E abbiamo in quella situazione iniziato a vedere la forza di Xi, che riesce, è riuscito a imporre alla fine le sue politiche anche fuori dal paese, soprattutto in tema di dazi, costringendo alcune multinazionali ad andare via dalla Cina piuttosto che a ricollocare la produzione nel paese. È stata una prova di forza che si è vinto da un punto di vista politico-economico. Ma non è stato tutto un successo. Se si pensa al periodo della pandemia, le difficoltà sono state molte e non sempre gestite in maniera adeguata. Senza dubbio la pandemia è stata gestita male in Cina o comunque con grandi ripercussioni, grandi ricadute sulla popolazione che ha sofferto dei drammatici lockdown e anche un drammatico crollo produttivo in certe aree, quindi una crisi economica conseguente. Quindi senza dubbio Xi, luci ed ombre, nel senso che per certi versi è una persona che è riuscita a mantenere comunque il controllo sul paese, una certa stabilità sociale, comunque è riuscito a mantenere una certa crescita economica nonostante la bolla immobiliare, la crisi dell'immobiliare, ma allo stesso tempo ci sono stati dei fallimenti o comunque delle mancanze da parte del governo nella gestione della pandemia, nella gestione dei rapporti con la Russia, per esempio. Pensiamo adesso a quante problematiche sta creando questa situazione alla Cina stessa.
L'indole forte e autoritaria del presidente si riflette anche sui mercati. Sono molte le multinazionali straniere che hanno abbandonato il territorio del dragone. Le multinazionali si sono trovate costrette per certi versi ad uscire dal paese e allo stesso tempo gli investitori occidentali hanno timore di investire in Cina. Quindi abbiamo visto importanti deflussi anche dai fondi di investimento azionari cinesi, abbiamo visto deflussi dagli ETF e più in generale da tutta la zona indocinese. Quindi l'Occidente, diciamo che a partire dal 2018-19 ha un po' aperto gli occhi, ci sono stati costanti deflussi o comunque cali di interesse da parte del mondo occidentale, degli investitori occidentali nei confronti dei mercati asiatici ed in particolare della Cina. Viceversa, lo scopo è quello di riportare in patria le grandi compagnie cinesi. La Cina stessa sta riportando o sta cercando di riportare in patria alcune compagnie, pensiamo al listing di importanti multinazionali tecnologiche sul Nasdaq o a Londra, al delisting in questo caso, perché il governo preme e spinge per riportare a Shanghai piuttosto che Hong Kong il listing di queste grandi multinazionali cinesi basate in Cina. Quindi senza dubbio una situazione di tensione che negli anni è andata a crescere e allo stato attuale non sembra esserci all'orizzonte una calma, soprattutto sul fronte geopolitico ed economico, a maggior ragione se Xi verrà confermato, come è molto probabile, come chairman, non più come segretario del partito, ma come chairman, quindi la stessa carica di fatto che aveva Mao. Quindi anche da un punto di vista simbolico è la prima volta nella storia dopo Mao che una persona ricopre questo ruolo.